Buongiorno, allora avete lavorato? Siete in forma? State imparando tanti esercizi, sempre come focus l'allenamento del perineo, ma mettendo insieme anche gli altri gruppi muscolari. Abbiamo visto la parete addominale, abbiamo visto gli adduttori. Oggi esercizio molto impegnativo, molto bello. Cercheremo di mettere in sinergia il perineo e farlo lavorare insieme alla tonificazione dei glutei. Allora, se siamo pronti, ci dobbiamo mettere supini, coricati giù. Allora, quello che vi chiederò è di trovare l'allineamento. Conosciamo già l'allineamento della colonna, testa allungata, i glutei più vicino possibile ai talloni. Prendiamo un attimo di dimestichezza di nuovo con la contrazione del perineo, quindi iniziamo sempre con qualche esercizio di riscaldamento, fatelo anche a casa, eh? Stringiamo il perineo, soffiamo, la pancia indentro, come se entrassimo in un po' di pantaloni stretti e lasciamo andare. Che è l'esercizio del secondo video, l'avevamo fatto in posizione del sarto, con le ginocchia, con le gambe incrociate, però è la stessa cosa. Adesso dovremo abbinare questa respirazione, questa contrazione del perineo con un esercizio di allenamento dei glutei. E qual è l'esercizio migliore per tonificare i glutei se non questo? Allora, partiamo con una gamba distesa. Quello che dovremo fare è stringere il perineo, soffiare e mentre teniamo il soffio, mentre teniamo il perineo contratto, andremo a salire a ponte. Sentiremo i glutei che lavorano bene, il pube il più possibile verso il soffitto, teniamo il tempo di arrivare alla fine del soffio, riscendiamo giù e poi rilasseremo il nostro perineo. Allora, siamo pronti? Mi raccomando, questo è un pochino impegnativo, vi fa lavorare però molto bene i glutei. Ricordate, pube bene su verso il soffitto. Si parte con la contrazione del perineo, si soffia mentre si sale, poi alla fine del soffio si scende, arrivati giù, rilassiamo il perineo. Non si prende aria prima di iniziare l'esercizio, qui non gonfiare la pancia, questo è sempre scorretto negli esercizi per la tonificazione del muscolo perineale. Siamo pronti, stringiamo il perineo. Facciamo un soffio, intanto saliamo, facciamo lavorare bene i glutei, il pube su verso soffitto, siamo arrivati alla fine del soffio, scendiamo e rilassiamo. Ok, 10 secondi di pausa. Siamo pronti, rifacciamo. Stringo, soffio. Scendo, lascio perineo. Vi sarete accorti che in questi esercizi il tempo di contrazione del perineo si sta allungando sempre di più. Eravamo partiti con 3 secondi, qui adesso siamo già sui 7-8 secondi, di contrazione fatta bene. Cambio di gamba, sempre farlo un numero di volte uguale a destra e a sinistra. Posizione. Allungamento, stringo il perineo, soffio e salgo. Stringo, torno giù e lascio il perineo. Siete riuscite? Facciamo ancora una volta. Stringo. Ripetere 10 volte da una parte, 10 volte dall'altra e piano piano vedete che la nostra sequenza di esercizi diventa sempre più ricca. Mi raccomando, questi esercizi, e non mi stancherò mai di ripeterlo, vanno molto bene per chi vuole prendersi cura del proprio perineo, vuole imparare ad allenarlo in maniera corretta. Se avete disfunzioni, incontinenza urinaria, dolore, incontinenza fecale, rivolgetevi a un riabilitatore esperto.
Buon lavoro a tutti, alla prossima!